momento molto difficile, triste e inaspettato, specialmente per i ragazzi giovani, per i miei figli, mia moglie e altre milioni di persone in casa, reclusi in casa. Noi artisti, noi persone sensibili, è già da molto tempo che percepiamo e piangiamo su come stiamo trattando il nostro pianeta, la natura, noi stessi. E l'urlo e la rabbia è descritto nelle mie opere da molti anni. Questi mesi, questo periodo, non lo scorderemo facilmente, ci è entrato dentro. Ho sofferto molto, molto per le persone malate, per i morti, e ho pianto molto per quei politici che negli anni passati hanno speso male e rubato tutti i soldi pubblici, centinaia chiudendo centinaia di ospedali in tutto il paese. E ora noi reclusi in casa con i carabinieri che ci urlano alle orecchie con il megafono, tornate a casa. Ho sofferto molto per queste cose, un po' meno per la mia libertà. Sono rimasto qui in garage, mi sono chiuso in garage a lavorare, a pensare, a meditare, sperando che un giorno tutto rinasca, tutto si risollevi.